Un atto davvero eroico quello che adesso inizierò a dire in questo video di oggi, 2 maggio 2018, che ci proviene dagli Stati Uniti d'America, precisamente nel North Carolina, e che ha per protagonista Jimmy Gillis, un barista che in un colpo solo ha aiutato ben due persone. È un gestore del suo locale, infatti, che ha assistito una cliente che aveva perso il portafoglio e la fede nuziale a cui era davvero tanto legata. Una volta individuato il ladro in questione, con l'aiuto delle ottime telecamere di sorveglianza presenti in loco, ha recuperato il bottino e quindi si è deciso di offrire al ragazzo un lavoro ma anche una casa. E cosa avrebbe detto Jimmy alla CBS? Le seguenti parole. La donna era agitata, davvero molto triste. Ho pensato che dovevo aiutarla in tutti i modi. La cliente era apparsa davvero molto preoccupata per la fede che rispetto ai soldi, ma aveva semplicemente perso il borsellino. Un 17enne lo ha trovato e così se ne era impossessato indebitamente. Le immagini sono chiare, quelle che ci vengono dalle videocamere di sorveglianza. L'uomo ha capito che fosse il ladro, era un 17enne che viveva per la strada perché la mamma l'avrebbe abbandonato. Il ragazzo quindi avrebbe confessato di aver perso i soldi e di aver gettato in un canale il portafoglio. A quel punto Jimmy avrebbe chiamato ben due sommozzatori che avrebbero trovato l'oggetto smarrito ed anche l'anello all'interno del taschino stesso. Per il bene del fanciullo, così ha pensato di adottarlo, dargli una famiglia ed anche, perché no, un futuro. Un gesto, o meglio due gesti eroici di una persona davvero grande, umile e in gamba. Questo si chiama altruismo, questa si chiama generosità, dal mio punto di vista. Complimenti a Jimmy Gilles, il barista di North Carolina, gli Stati Uniti d'America. Il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi e al prossimo da Narratore Italiano.